Riprendiamo qui su Video Nola con il secondo tempo della Supercoppa Europea Jack 2014 tra Valencia e Porto. Ricordiamo, la prima frazione di gioco si è conclusa con il Valencia in vantaggio per 2-1 e ha inizio la ripresa. Squadre sempre che non azzardano l'attacco, non azzardano ipotetici svarioni. Un secondo tempo che parte in sordina con le due squadre ben attente ad evitare errori fatali. Alfieri si gira bene, conclude di sinistro, risposta magistrale di De Capua fra i pali. Bravo qui Antonio Alfieri. E sugli sviluppi del calcio d'angolo è provvidenziale l'intervento di Adinolfi che toglie letteralmente dai piedi di Alfieri la palla del possibile 2-2. Sì, Adinolfi, come già detto, è una colonna portante per la squadra, dimostra sempre di essere presente nel bello e nel cattivo tempo. Intanto la difesa si apre con l'ingresso in campo di Cioffi, ottima elevazione di Nappi che tuttavia non effettua una torsione di testa fortunata. Buglione recupera un pallone preziosissimo e bravissimo Parisi qui è magistrale. Bravissimo Parisi, si è visto nel primo tempo con lui. Con lui centrale, con lui come ultimo difensivo, il Porto ha fatto vedere le migliori cose. Indicativo, anche qui, anche in questo caso Parisi molto bravo. Sì, un ottimo apporto quello del difensore Bruniano e Alfieri prova di destro, il tiro. Tuttavia poco fortunato, poco preciso, tiro alto alle spalle di De Capua. Guarda, Alfieri ancora una volta bravo qui a crearsi lo spazio, a crearsi l'angolo di tiro, però forse ha tentennato quell'attimo in più che gli è stato fatale. Parisi prova anche egli la conclusione, è un tiro al bersaglio che si conclude con il tiro di Aruta, ottimamente parato da De Capua, portiere efficace e di bello stile in questi primi interventi. Intanto sulla ripartenza l'asse Buglione Adinolfi non perdona con il capitano che segna e porta sul parziale di 3-1 il Valencia. Delia incolpevole, qui la difesa ha terribilmente lasciato solo il capitano Adinolfi. Sì, troppo solo in questa occasione Adinolfi che sulla respinta di Delia ha effettuato un tap-in semplice che porta il risultato. Attenzione, tiro terrificante di Nappi che si stampa sul montante di lì, abbattuto da un tiro assurdo, ma tuttavia c'è il legno a stoppare il probabile quarto gol del Valencia. Qui Alfieri che vuole dare una risposta ai suoi, ci prova in rovesciata però poco precisa, non precisa. Cioffi guadagna un fallo a metà campo. Alfieri autore del fallo, Buglione si incarica del tiro, del calcio piazzato. C'è movimento tra i tifosi. Sì, tifosi molto movimentati per questa finale della Supercoppa Europea Jack 2014. Nocerino in barriera. Buono il tiro di Buglione, forse un po' impreciso. Alfieri stoppa magistralmente, ma De Capua è attento sul rinvio dal fondo di Delia. De Capua sta dimostrando di essere un portiere affidabile quest'oggi, anche grazie a lui il Valencia non si trova sotto. Parisi disimpegna ottimamente, Aruta impegnato in questa rimessa laterale. Alfieri tenta il tiro, De Capua devia la conclusione e il palo fa il resto per salvare il punteggio. Il provvisorio 3-1 a favore del Valencia. Parisi solo al limite dell'area, Cioffi è monumentale nel frapporsi fra il tiro del giocatore biancoverde e la porta difesa da De Capua. Sì, qui Parisi poteva anche calciare di prima, aveva tanto spazio, mentre qui Delia si avventura fuori dalla sua area. C'è da dire che la seconda
frazione di gioco sta vivendo di azioni fulminee, di rapidi capovolgimenti di fronte, e nonostante il clima tutt'altro che estivo, diciamo che il calcio è brioso. Qui intanto un tiro di Cioffi, un destro fulmineo, si stampa sulla traversa, parecchi legni. Sì, parecchi legni, però non dimostrano imprecisione, anzi sono tiri molto precisi, molto potenti, meriterebbero sicuramente miglior sorte. Specialmente nella porta del futsal, del calcio a 5, molto più piccola rispetto a quella del calcio a 11. È difficile dimostrare una precisione tale come quella di Nocerino, De Capua, Smanaccia, e per l'ennesima volta il palo fa il resto. Tanti legni, sicuramente tanto spettacolo in questa finale di Supercoppa Europea Jack 2014. De Capua sta consolidando il vantaggio degli arancioni, mentre qui Parisi ancora ci prova, sinistro largo. E Buglione si incarica di restituire la palla a De Capua, che a sua volta serve nuovamente Buglione, che vede il portiere fuori dai pali e tenta la conclusione a giro. Tuttavia poca precisione, è un Delia tutto sommato attento che è subito rientrato a difendere la propria porta. Nocerino imposta il gioco. Parisi imbecca Alfieri, che si inventa un gol da posizione assurda. Un bellissimo gol da parte di Antonio Alfieri, che dimostra la sua tecnica, dimostra il suo savoir-faire quando ha la palla tra i piedi. Ha segnato veramente un gran gol. Valencia 3, ma Porto che dimezza le distanze, si porta sul 3-2. Silvestri di gran carriera tenta l'anticipo, ma per il direttore di gara questo è fallo ai danni di Peluso, e Buglione si incarica del calcio piazzato a ridosso del centrocampo, tenta direttamente il tiro in porta ma poca precisione. Silvestri prova a liberarsi di Peluso. Silvestri bravo qui a conquistarsi un fallo. Se posso spendere una parola positiva nei suoi confronti, forse quello di prima è stato veramente un intervento pulito, un ottimo anticipo, però l'arbitro non è stato della mia stessa opinione. Intanto Nappi chiuso da Alfieri e Silvestri, rimessa laterale per il Valencia. Adinolfi allarga a favore di Buglione. Buglione a sua volta serve nuovamente Adinolfi, gestiscono palla a ridosso della linea difensiva. E rimessa laterale per il Porto, cattiva gestione palla di Adinolfi, capitano Adinolfi che anche adesso impreparato, forse avrebbe bisogno di rifiatare un attimo. Sì, lo credo anch'io Giando, perché Adinolfi qui nella partita disputata da lui fino a questo momento ha dato veramente tanto alla sua squadra. Se il Valencia è in vantaggio anche grazie a lui, però merita sicuramente qualche minuto di pausa, qualche minuto per riprendere fiato. Intanto fra Parisi e Nappi si è assistito ad un confronto tipico del calcio a 11, il centravanti che viene marcato a uomo dal centrale della squadra opposta, e a guadagnarne tutto è stato Delia, che ha ottimamente gestito e accolto la palla fra le sue braccia. Sì, Delia stasera sta giocando bene, sta parando il parabile. Non si dimostra mai disattento, mai in ritardo. Una buona prestazione la sua. Fase di stanca del gioco. Nappi cerca di orchestrare a centrocampo, di liberare il destro, ma Aruta non ci pensa due volte e fa fallo. Su questo fallo non c'è ben poco da dire, fallo netto da parte di Aruta e punizione da poco dopo il centrocampo. Buglione ci andrà, che stranamente questa sera Buglione pare stia giocando un po' più arretrato rispetto alle sue solite posizioni. Sì, tandem difensivo insieme a Dadinolfi che sta dando i suoi buoni frutti. L'ingresso di Buglione è stato fondamentale per placare il fulgore offensivo del Porto e a guadagnarne proprio il Valencia, che si trova a 3-2. Attenzione, tenta il tiro ma alto, perché deviato da un uomo bianco-verde in barriera. Sì, Buglione nei suoi calci di punizione sta forse
incostante, forse impreciso, però è sempre un uomo pericoloso. Peluso si accinge a battere l'angolo e si sviluppa un contropiede fulmineo per il Porto, tuttavia poca precisione da parte di Alfieri. Troppo lezioso qui Antonio, sappiamo tutti che è capace di dare queste palle come questa, ad esempio per la corsa di Silvestri, che però non si accentra. Squadre abbastanza spaccate, con i portieri costretti a difendere il risultato praticamente in solitaria. Piccolo infortunio per Delia, che tuttavia non sbaglia. Sì, gioco abbastanza spezzettato, ritornando su Alfieri. Deve giocare più semplice, più base. Attenzione qui a Nappi. Fantastico break di Nappi. Nappi la mette in mezzo ed Alfieri non perdona. Girata di destro per il 3-3. Tripletta di Alfieri, però qui è stato fondamentale sicuramente Nappi, che dimostra la sua dote migliore, l'anticipo, il contrasto, il break a centrocampo. Qui però è stato forse in una posizione più avanzata del campo che ha fatto sì che arrivasse il gol da parte del Porto, il gol del pareggio del 3-3. Un'azione fatta tutta di velocità di pensiero. Nappi aveva già immaginato lo svilupparsi della trama difensiva del Valencia e ha ottimamente intercettato il pallone. Sì, indubbiamente Nappi è stato bravo lì a fare quell'anticipo, a compiere quel break che ha messo in difficoltà la retroguardia del Valencia e Alfieri si è fatto trovare pronto ancora una volta con una finta, mettendo a sedere il difensore e a porta quasi sguarnita. Ha insaccato, ha fatto il suo terzo gol personale. Intanto, curiosissimo infortunio capitato a Ciccone, i cui lacci dello scarpino destro si sono praticamente attaccati ai lacci della scarpa di Nappi. Ne vale una punizione a favore del Valencia. Nappi, Ferdinando, numero 7 del Valencia, incaricato del tiro. Il suo destro basso prova a sorprendere la barriera, che tuttavia non salta, resta ben posizionata. Rimessa laterale per il Valencia. Nappi prova a girare un pallone difficile. Alfieri tenta il tiro impreciso. Alfieri voleva fortemente la vittoria, voleva fortemente la coppa, ci prova in tutte le mani. Attenzione qui Silvestri. Percussione di Silvestri, De Capua, che esce sostanzialmente dalla sua porta. Intanto arriva un cartellino giallo da parte del signor Tufano Vincenzo per Silvestri, che ha detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Sì, un Silvestri un po' lamentoso, Francesco deve imparare forse a restare più calmo, sta giocando una buona partita, non deve perdere lucidità. Nappi serve ultimamente Alfieri, il cui movimento è efficace. Intanto scaramucce inutili fra Nappi e Buglione. Nappi tira i capelli di Buglione a seguito di un intervento da dietro e l'arbitro. Sono scene che veramente non vogliamo vedere. E l'arbitro non ci pensa due momenti, non ci pensa minimamente ed estrae il cartellino rosso ai danni di Nappi. Sì, espulsi Nappi e Buglione, i protagonisti di questa scaramuccia. No, espulsi entrambi. Sì, espulsi entrambi. Guarda, io appoggio la decisione dell'arbitro, ricordiamo anche che nella fattispecie viene seguito il regolamento del calcio a 5, però nella situazione particolare del trofeo Jack vengono modificate alcune regole, ma in questo caso il cartellino rosso per entrambi forse era inevitabile, perché noi non siamo amanti di questi episodi. È giustissima la tolleranza zero verso quelli che sono gesti assolutamente antisportivi e estranei al gioco del futsal, il gioco che si fa qui al trofeo Jack. Sì, indubbiamente, noi vogliamo vedere grandi giocate, grandi gol, belle partite, però non vogliamo vedere litigi, non vogliamo vedere falli brutti, brutte entrate, perché si rischia principalmente per la salute del singolo calciatore e poi
anche perché è brutto. Noi diciamo no alla violenza. Intanto tiro libero da parte del Valencia, mentre invece ci sono ancora discussioni con Arruta, che ha abbandonato il suo posto in panchina. E De Capua si presenta qui alla battuta del tiro libero, portiere contro portiere, e c'è la grande parata da parte di Delia, che con la sua mano destra smanaccia la conclusione di De Capua. Calcio d'angolo per il Valencia, rimessa laterale per il Porto. Silvestri, Delia, Alfieri. Sì, è stato veramente bravo qui Delia, forse i... Forse è un po' particolare la decisione di far calciare questo penalty al portiere del Valencia De Capua con sinistro, gran bel sinistro, però Delia si è fatto trovare veramente pronto, preparato, e ha sventato la minaccia. Intanto le due formazioni si accingono a continuare la gara ad organico ridotto, 4 contro 4. Ciccone non riesce a gestire il pallone. Silvestri, che si appresta a far ripartire la manovra. Alfieri, Parisi, mantiene il pallone in campo, ancora Alfieri, probabilità per il tiro, Adinolfi è provvidenziale nell'interrompere questa azione. Giando, se posso fare un richiamo ai ragazzi del Porto, si stanno veramente lamentando, non stanno aiutando il direttore di gara, che si è dimostrato veramente integerrimo, veramente una grande prestazione anche la sua. Dovrebbero aiutare il direttore di gara non protestando, ma non vedo che sta succedendo questo. Intanto si continua a giocare 4 contro 4 a fronte dell'espulsione di Buglione e di Nappi. Sì, molti più spazi, sicuramente si correrà di più, ci saranno più possibilità di andare verso la rete, perché in questo campo 4 contro 4 veramente il campo si fa sentire, si corre veramente di più. Speriamo aumenti lo spettacolo. Ne ha guadagnato certamente la spettacolarità a sfavore però delle azioni costruite, in quanto le due formazioni non stanno macinando un calcio congeniale a quanto mostrato nella prima frazione di gioco. Intanto si torna 5 contro 5 ad organico pieno con l'ingresso del quinto, Moccia per il Porto. Partita tesa in questo momento. Ciccone prova ad impostare a favore di Nappi, disattenzione madornale che porta a una rimessa laterale del Porto. Alfieri che pulisce l'ennesimo pallone di questa gara, ma tuttavia non riesce a tenerlo in gioco. Ciccone imposta in profondità per Nappi, ma Parisi è ancora attento e con un tiro spazza, toglie le castagne dal fuoco, insomma. Ma guarda, un tiro più che mirato verso la porta, forse un tiro strategico per alleggerire la pressione. Parisi sta giocando veramente bene questa partita in posizione di difensore centrale, mentre qui ottimo intervento da parte del portiere. Sontuoso e intelligente l'intervento di esterno sinistro da parte di De Capua, che sventa una probabile occasione per Alfieri. Parisi intanto si prodiga nell'ennesimo intervento, perde palla sul cerchio di centrocampo e Ciccone non riesce a servire in profondità Nappi, che era solo davanti Delia. Si presenta il tiro libero. Intanto l'assistente di linea corregge il signor Tofano Vincenzo. Era il sesto ed è tiro libero per il Porto. Un tiro libero dal peso specifico importantissimo. Silvestri tira e segna di destro, la insacca per il provvisorio vantaggio del Porto. Sì, il 4-3 firmato da Francesco Silvestri, è stato molto bravo, ha calciato veramente molto bene questo penalty, ha spiazzato De Capua, che veramente sta disputando una buona partita, incolpevole forse nell'occasione, però direi vantaggio meritato Porto. E il Valencia non ci sta e si presenta subito al tiro con Peluso, che libera il suo destro poco preciso e alto
alle spalle di Delia. Torna Parisi ad impostare, roccioso difensore centrale che prova a servire in profondità ma Silvestri, ma a un certo punto finisce la benzina e non riesce Puglio a fare le percussioni e le sgroppate della prima frazione di gioco. Sì, per questo diciamo servono i cambi. Silvestri sta giocando veramente bene, una prestazione condita da una rete più che meritata. Nel caso in cui venga a mancare quel po' di fiato, quel po' di lucidità, attenzione qui proprio Silvestri. Silvestri che prova a raccogliere un pallone lanciato in profondità, ma tuttavia è un po' stanco. Il Porto sembra averci ascoltato in quanto è entrato Moccia nell'inedita veste di difensore insieme ad Alfieri, mentre Parisi si è seduto in panchina per rifiatare. Guarda, Parisi è stato veramente il leader difensivo di questa partita fino ad ora. Adesso il Porto deve stare attento lì dietro, deve registrare bene la difesa perché Alfieri in posizione di difensore è sì bravo, però Alfieri in attacco e Parisi dietro danno certezza alla squadra. Intanto Adinolfi tenta di applicare uno schema da calcio d'angolo, Moccia per ben due volte difende il Valencia dal ritorno del Porto in avanti. Valencia tuttavia sta attaccando a testa bassa per recuperare il risultato, ma manca la concretezza. Il Porto qui deve essere bravo a ripartire e a fare attenzione al Valencia che qui si propone in attacco. Precisissimo Peluso, il vantaggio non si concretizza, fallo effettuato su Peluso e c'è un altro tiro libero. Sì, oramai i falli sono fuori conteggio, si andrà solo con tiri liberi. L'occasione per il Valencia di tornare al segno X. Dal penalty ci andrà il numero Ciccone. 9, Ciccone. Decisione del capitano. Ciccone dal tiro! Tiro libero che si insacca! Apre il piatto destro e spiazza Delia. Rigore ben tirato, veramente molto preciso. Delia non ha potuto nulla su questo rigore ben calciato da Ciccone. E si torna al pari. Punteggio di 4-4, una partita che sembra non finire mai, tantissime emozioni per una vera finale della Supercoppa Europea del Jack. Sì, il giusto spettacolo per il giusto trofeo, partita scoppiettante, ricca di gol, forse anche per distrazione, forse qui c'era un fallo. E intanto paradossalmente la tattica del Porto era cercare il fallo su Alfieri e Nocerino sbaglia tutto e il fallo lo commette lui. Ha regalato un'opportunità, un'altra opportunità al Valencia, stavolta di passare in vantaggio. È sempre Domenico Ciccone che si presenta dal tiro libero. Vediamo un po' come tirerà Ciccone. E non sbaglia, non cambia lato, cambia la potenza, cambia la precisione, ma non cambia il risultato. Il Valencia si porta avanti, 5-4, marcatura di Ciccone, Valencia 5, Porto 4. Sì, il Valencia che è tornato in vantaggio, un altro bel rigore da parte di Domenico Ciccone, stavolta la mette proprio lì nel 7, Salvatore Delia ci mette una mano ma non è abbastanza. Intanto il Porto sembra avere un po' accusato il colpo, magari sopraggiunge anche un po' di stanchezza più mentale che fisica. Parisi tuttavia cerca di mettere ordine a difesa, spazza il pallone, Peluso è tuttavia una furia, è ancora atleticamente freschissimo, Parisi cerca... Vedi Giando come Parisi è entrato, cambia ancora volto il Porto, conquista un tiro libero, Parisi ha lasciato il compito ad Alfieri probabilmente, però ti voglio sottolineare la presenza di Alessandro Parisi che veramente dà smalto, dà concretezza a questa squadra, gli dà grinta e gli dà voglia di vincere. E Alfieri dal dischetto sbaglia, clamoroso. Errore, tiro alto, tiro centrale che non ha fortuna. Parisi ha una freschezza mentale, ha un'intelligenza tattica da vero top player, purtroppo il destro di Alfieri non concretizza gli sforzi di Parisi. Sì, abbastanza clamoroso questo tiro, non un bel tiro da parte di Antonio, ci ha abituati a molto di più, a tiri sicuramente più belli, migliori, forse un po' di stanchezza, forse un po' di mancanza di lucidità, vediamo un po'. Alfieri intanto prova a difendere un pallone in avanti, guadagna una rimessa laterale,
ad Inolfi sulla linea di fondo, spazza, no, no, il pallone resta in campo. Delia reimposta a favore di Silvestri sulla fascia destra, prova un tiro tutto sommato velleitario, costretto dal sopraggiungere di Ciccone, uomo in più, uomo preziosissimo per questa seconda frazione di gioco, che si infortunia, un piccolo infortunio. Sì, è rimasto a terra il bomber del Valencia, colui che sta segnando per ora questa vittoria da parte degli arancioni. Spero non sia nulla di grave per lui. Ci piace vederlo in campo perché è veramente molto forte. Veramente molto forte, ha impattato il secondo tempo in un modo veramente efficace, ed è grazie a lui se tuttora il Valencia si trova in vantaggio 5-4 contro il Porto. Battute finali di questo match tiratissimo, un match dai forti contorni agonistici nonché dai forti contenuti tecnico-tattici, perché c'è da dire che durante la prima frazione, terminata col punteggio di 2-1 in favore del Valencia, si è masticato davvero un bel gioco. Sì, una prima frazione molto tight da parte delle due squadre, non volevano sbilanciarsi, ci tengono all'evento. Forse il secondo tempo manca un po' quella freschezza del primo, che ha caratterizzato forse il grande numero di gol. Intanto l'arbitro ha decretato ufficialmente il recupero. Ultimi 120 secondi della Supercoppa Europea Jack 2014, con il Valencia che ha il possesso palla e si trova anche in vantaggio. Moccia sta gestendo la palla sulla fascia, serve all'indietro un passaggio tutt'altro che semplice a De Capua, costretto a spazzare. Parisi tenta l'imbeccata a favore di Alfieri, Silvestri mette giù palla, prova a liberare il sinistro, ci riesce, serve sulla fascia Alfieri in mezzo per Nocerino, che di testa impatta la traversa. C'è anche la sfortuna per il Porto. Parisi prova a segnare, un'azione abbastanza confusa, un paio di blocchi in stile cestistico in area di rigore. Silvestri tenta il tiro impattato da Adinolfi e c'è il fallo, il tiro libero a favore del Porto. Clamoroso in questi secondi, un susseguirsi di emozioni, di azioni anche un po' rocambolesche, che si sono concluse con questo penalty, con questo tiro libero. Ci andrà Francesco Silvestri per l'ipotetico 6-6. Silvestri, il tiro e la parata di De Capua, ma arriva il gol. Arriva il pareggio insperato all'ultimo giro di lancette. Bravo qui Silvestri, bravo veramente, caparbio, non si è demoralizzato, non si è abbattuto dopo il rigore parato da un ottimo De Capua sulla ribattuta con un sinistro veramente liftato, è riuscito a battere il portiere. Valencia 5, Porto 5. Dai. Silvestri sulla tre quarti, serve Nocerino che dal fondo prova a crossare. Attenzione, in fase di impostazione il Valencia. Nappi, ottima palla per Moccia, termina Ciccone la palla e il tiro si staglia sul fondo. Fischio finale del direttore di gara. Terminano i tempi regolamentari di questa sfida qui al Maracanà. Partita ricca di emozioni, Giando. Speriamo di vederne altrettante in questi tempi supplementari. Le formazioni intanto traccheggiano a metà campo. Il Valencia ritorniamo qui dal centro sportivo Maracanà per il primo tempo supplementare di questa sfida infinita fra Valencia e Porto. Tempi regolamentari terminati col 5 pari e Porto che si proietta in avanti con Alfieri che prova ad impensierire nuovamente la difesa avversaria, scarica per Parisi costretto al tiro, un tiro tutto sommato abbastanza pericoloso. Guarda, non ha fatto male, anzi stava per cadere, stava perdendo l'equilibrio, ma poi ha calciato un tiro, niente male. Intanto ha provato a proiettarsi offensivamente il Valencia, ma è di nuovo il Porto
col possesso palla Nocerino non riesce a servire alla perfezione Aruta e sembra essere un Porto nettamente più dinamico e vivace, più determinato magari. Guarda, i ragazzi hanno capito la loro forza, possono farcela anche se il Valencia non è l'ultimo arrivato, devono fare attenzione, non devono sbilanciarsi. Intanto Aruta prova il break e tira di destro, ma De Capua è molto molto attento, Ciccone cicca lo stop e l'azione offensiva del Valencia sfuma. Di nuovo il Porto a tessere una trama di gioco con Parisi che serve l'ottimo Alfieri che gestisce bene la palla, la dà in profondità ed a separare il Porto dal gol c'è solo l'intervento difensivo arancione, rimessa laterale, situazione complicata, l'arbitro non fischia fallo e Ciccone può ripartire. Contributo fondamentale quello di Aruta per fermare Ciccone che stava per disimpegnarsi offensivamente. Alfieri accusa un po' di stanchezza, non riesce a gestire bene, a stoppare al meglio questo passaggio dalle retrovie e di nuovo il Valencia, errori su errori, anche Moccia apre troppo il destro e accompagna il pallone fuori. Giando, da notare un simpatico siparietto tra Alfieri e Parisi che, essendo amici, non se le mandano a dire in campo. L'importante è essere sempre sinceri e Alfieri, Parisi confezionano adesso un'azione molto molto importante. Alfieri si allarga, serve in mezzo Parisi, la corrente che di destro prova ad impensierire De Capua, ma palla alta. Guarda, Parisi uomo ovunque lo sta dimostrando in questo match, anche se il meglio di sé l'ha dato in fase difensiva, però anche nei break a centrocampo e in zona De Capua, diciamo, non disdegna. Intanto Aruta in becca in profondità Alfieri che prova a liberare il sinistro. Nocerino la mette in mezzo per Aruta, ottima trama offensiva che tuttavia non si concretizza perché Aruta manca l'appuntamento, il suo destro impreciso. Buona azione del Porto, sfortunato Aruta, però qui fa un bel break, dentro c'è Alfieri, però sfortunato il controllo di Aruta, sfortunato anche nell'azione precedente, per un pizzico, per un pelo non è riuscito a impattare il pallone. Porto intelligente a livello tattico, attento ad anticipare le trame offensive e le azioni del Valencia. Valencia che qui si è prodigato in un tiro, in un'azione offensiva, tuttavia poco precisa. Non c'è fallo, Peluso cade a terra, Peluso torna ad amministrare palla contro Nocerino. Nocerino che tuttavia riesce a impattare bene Peluso e palla fuori. Rimessa laterale, Moccia alla battuta. Peluso a fare perno, prova a superare Parisi che tuttavia ennesimo intervento perfetto da parte del centrale difensivo del Porto. Rimessa laterale per il Porto a seguito dell'intervento di Adinolfi e Aruta tenta il tiro a giro di destro poco preciso. Guarda, le squadre adesso stanno peccando un po' di imprecisione, le conclusioni sono sempre un po' lontane dallo specchio della porta, non impensieriscono i due portieri, però c'è voglia di passare in vantaggio, c'è voglia di aggiudicarsi l'intera posta in gioco. Tempi supplementari che sono molto difficili da approcciare anche a livello psicologico, le due squadre hanno paura di perdere, ovviamente cercano di non scoprirsi troppo perché una segnatura nei tempi di recupero, nei tempi supplementari intendo, una segnatura ha un peso specifico importantissimo. Intanto Alfieri prova ad involarsi a seguito di un disimpegno errato di Peluso, ma è ben attento De Capua. Sì, ha fatto un ottimo intervento, poi per quanto riguarda il tuo discorso è ovvio che le due squadre non vogliono sbilanciarsi, non vogliono rischiare di perdere questa partita, fanno di tutto per restare sempre in partita. E a seguito di un passaggio sbagliato di Alfieri arriva il fischio arbitrale che determina la fine del primo tempo supplementare. Non c'è tempo per riposarsi, per recuperare le energie, ma il direttore di gara chiama
un perentorio cambio campo, perché bisogna giocare il secondo tempo supplementare. E parte la ripresa, la seconda frazione supplementare di questa gara infinita, punteggio ancora fermo sul 5-5, non c'è stato gioco efficace da parte di entrambe le formazioni, sia all'inizio che comunque nel prosieguo poi della prima frazione di gioco supplementare. Qui Silvestri, ottimo intervento ai danni di Moccia, tuttavia non riesce a concretizzare, a passare ad Alfieri. Guarda, Francesco Silvestri qui è stato bravo a intercettare, ad anticipare l'avversario, però poi non è stato altrettanto bravo a servire Alfieri che, attenzione qui, dicevo, attenzione. Non è stato bravo a servire Alfieri che si era ben proposto, però Francesco Silvestri ha fatto sicuramente una grande partita, attenzione qui. Intanto ottima occasione capitata ad Alfieri, Moccia si è involato sulla fascia e Alfieri ha impattato di destro, de capo, ha molto molto attento, tiro di alleggerimento adesso da parte del Porto e possesso che torna alle maglie arancio. Sì, mi pare un po' un Valencia un po' statico, un po' che aspetta l'avversario, aspetta che il Porto si sbilanci, però rischia così di perdere la partita perché il Porto è sempre presente. Il Porto è il piglio della grande squadra, riesce a manovrare in modo abbastanza accurato e il Valencia sta effettivamente giocando di rimessa adesso. Adinolfi si incarica della battuta di un fallo laterale, torna palla al piede a seguito dell'intervento di Parisi, Moccia prova ad imbeccare al centro, Alfieri, Parisi, il tiro di sinistro che termina al lato. Inesauribile Parisi. Veramente non si stanca mai, polmoni d'acciaio per lui, forse gli è mancata la lucidità col sinistro dopo la bella palla di Alfieri, però il Porto c'è. C'è da dire che Parisi ha avanzato la sua posizione in campo, ha sempre giocato da centrale di difesa e sta manovrando da effettivo pivot adesso. Sì, perché ci sta provando, vuole segnare, vuole mettere la sua firma sulla partita. Sono sicuro che a prescindere dalla rete abbia già più che firmato la storia, il romanzo della partita. Intanto tiro di Nappi, impreciso, stanco, Alfieri che mette giù l'ennesimo pallone, tenta il tiro. Silvestri, la corrente dalla fascia gli porta via Moccia, ma resta Adinolfi a presidiare le azioni di gioco dell'avanti, sì, del Porto. Sì, Moccia si fa trovare sempre pronto, forse pecca un po' di, non so dirti bene, forse in tempistica, non riesce bene a gestire i suoi possessi, però sicuramente in attacco si fa vedere. Paradossalmente il gioco più pulito sta avvenendo adesso nei tempi supplementari, perché le due squadre hanno paura dei tiri liberi, hanno paura di passare in svantaggio a causa di una disattenzione, non si assiste a un fallo da un quantitativo di tempo abbastanza grande adesso. Sì, un quantitativo di tempo abbastanza significativo, è normale, giando che adesso a partita quasi finita un penalty, un tiro libero cambierebbe inevitabilmente la storia della partita. I ragazzi in campo di entrambe le squadre ci fanno attenzione. Calcio d'angolo del Porto, tutti in avanti, tutti in the box come si usa dire. Calcio d'angolo che non si concretizza, Ciccone porta avanti, un possesso importantissimo, Nappi tenta il tiro e Delia è attento e fortunato nello smanacciare in calcio d'angolo. Attenzione, tiro largo, calcio d'angolo largo e Ciccone di testa non riesce a imprimere la giusta forza. Adinolfi disimpegna, Parisi tenta il tiro dalla distanza siderale, ma è stato veramente egoista qui, un po' sciupone, ci aveva tanto spazio, poteva avanzare sicuramente di qualche passo in più e provare la conclusione. Intanto Adinolfi, Ciccone, Nappi provano ad orchestrare, di nuovo Adinolfi palla al piede,
allarga per Nappi da solo, carica il destro, Parisi impatta e si immola. Una roccia Parisi. Nappi di nuovo lasciato colpevolmente solo, disattenzione di Nocerino e c'è il fallo. C'è il fallo. Cambia tutto qui Giando, cambia veramente tutto. Una splendida rete non concessa, non convalidata dalla parte del signore di gara. La rete era di Ciccone Domenico. L'azione è stata fermata prima per appunto il fallo di Nocerino sul numero 7 Nappi del Valencia. Ci sarà questo tiro libero e ci andrà proprio a Ciccone, il bomber del Valencia. Ciccone finora non ne ha sbagliata una dal dischetto, il destro e c'è la rete. Il Valencia passa in vantaggio 6-5, rete di Ciccone dal dischetto, tiro libero che potrebbe rivelarsi letale per il Porto. Sì Giando, a questo punto della partita questa rete è fondamentale e arriva qui il fischio finale. E arriva il fischio finale, il primo ad esultare, ad alzare le braccia al cielo è il capitano Adinolfi. Il Valencia, dopo aver vinto la Champions League dello scorso campionato, si laurea campione della Supercoppa Europea del GEC 2014. Un ottimo inizio di stagione per capitano Adinolfi e suo Valencia. Sì, sì, soprattutto per Adinolfi. So che ci teneva tanto a questa coppa, a questa vittoria. Lui come i suoi ragazzi hanno dimostrato veramente di giocare bene, di avere sempre i nervi saldi dal primo all'ultimo minuto, nonostante la stanchezza, nonostante i tempi supplementari. L'hanno portata a casa, sono stati bravi, ma onore anche al Porto, onore ai ragazzi del Porto che hanno giocato veramente bene con i due uomini simbolo che sono Antonio Alfieri e Alessandro Parisi, autori entrambi di una splendida partita, ma che sono stati sfortunati. Forse gli è mancata quella cattiveria, quell'esperienza che caratterizza forse gli uomini del Valencia, però veramente onore a loro, un bel bravo va a tutti i componenti del Porto. Perché se vincere fa sempre piacere, c'è da dire che il Porto non ha nulla da recriminare, non ha nulla da, diciamo, non ha nulla da biasimarsi per questa partita. No, assolutamente Giando, ha giocato veramente bene, belle azioni, come già detto in apertura, come prima ancora della partita, c'è un'ottima intesa tra i giocatori del Porto, si è vista in questa partita, però non è stata abbastanza contro un Valencia che è stato cinico nelle sue poche ma nitide occasioni. Il Valencia ha anche avuto un uomo in più che si è rivelato preziosissimo sulla distanza, stiamo parlando di Ciccone. Sì, Ciccone, come già detto anche durante il telecronaca, è un gran giocatore, l'ha dimostrato anche stasera con varie reti, tra cui il penalty, il tiro libero decisivo che ha fissato il punteggio in favore del Valencia all'ultimo minuto. Veramente un buon giocatore, speriamo di vederlo così a questi ritmi, a questi livelli anche durante la stagione. Le espulsioni quanto hanno influito poi nel prosieguo della gara? Comunque sono venuti meno due giocatori del calibro di Buglione e Nappi. Sì, guarda, Buglione non è partito dall'inizio, però da quando è entrato ha dimostrato di essere sicuramente una lancia nell'arco del Valencia, una buona lancia, una buona freccia, scusate, nell'arco del Valencia. Mentre per quanto riguarda Nappi, partito dall'inizio, ha dimostrato di essere anche lui una colonna portante di questo Porto, con i suoi anticipi, con i suoi break a centrocampo, con la sua fisicità, la sua grinta. Però questa grinta, questa fisicità che caratterizza sinceramente entrambi i giocatori li ha portati a questa espulsione che ribadiamo giusta, ineccepibile dell'arbitro.